Si tratta di due giocatori, numero 7 Schmitzer, lo vediamo in azione, numero 10 Wagner, che sono tutte e due under 21. Tra l'altro Schmitzer è già stato impiegato anche nella Nazionale A. È un po' una caratteristica di questa squadra, anche la riserva bavara è un under 21, giocatori giovanissimi molto freschi davanti. Calcia Poborski e la palla va in rete. Lo Slavia Praga in vantaggio clamorosamente, 9 minuti e 40 secondi del primo tempo, Slavia Praga 1, Roma 0. Errore da parte di Cervone, che non ha valutato questo calcio di punizione di Poborski, che calcia d'interno destro. E infatti vediamo la ripetizione Cervone. Con Cervone che viene scavalcato dalla palla, era sicuramente alla sua portata il pallone che si è insaccato proprio all'incrocio dei pali. Un'altra versione, anche questa interessante, per valutare la posizione di Cervone stesso. Proprio qualche istante fa parlavamo di questo numero 9 Poborski, abbiamo detto è la stella della squadra, è un giocatore di 24 anni che non trova ancora posto stabilmente nel centrocampo della nazionale, perché è chiuso da giocatori come Friedek, come Nedved, anche come Bell. Fare le giocate in agilità, perché con difficoltà si rimane in piedi e non si può che facilitare l'avversario. Sì, Mattioli. Aggiungendo a quanto detto Onesti, in tutti i casi nessun giocatore della Roma ha cambiato calzature. Per cui evidentemente i scivoloni a loro stanno bene così. No, o forse meglio di così non possono fare. Evidentemente. Lerc riesce a crossare, Cervone e poi Wagner raddoppia allo Slavia Praga. È il quinto minuto del secondo tempo. Ancora una Roma distratta in difesa, Slavia Praga 2, Roma 0, ha colpito Wagner. E ancora una volta direi purtroppo un'incertezza da parte di Cervone nell'uscita. Vediamo, sicuramente qui ha meno responsabilità che nel primo gol, però è chiaro, in condizioni abituali tutti conosciamo le possibilità e i mezzi di Cervone. Cervone avrebbe neutralizzato quel pallone. È chiaro, probabilmente anche lui con questo pallone scivoloso, metteteci anche il terreno ghiacciato, si trova in difficoltà. Ha cercato di pizzicare il pallone per terra, probabilmente ha dato a rimbalzare in una zona ghiacciata, si è impennato e quindi ha consentito l'esecuzione da parte dei giocatori dello Slavia. Ha proprio, a mio avviso, Onesti, sbagliato l'impostazione dell'intervento, ha tentato inizialmente ecco, una presa. Forse però pensava magari di fermare, esatto. No? In genere su un terreno normale erboso si blocca il pallone, invece non è stato così, è schizzato via dal terreno. Intanto Totti sta